Sono finiti in manette con l'accusa di tentata estorsione tre giovani leccesi. Si tratta di Aleandro Capone di 24 anni, Daniele De Vergori 20 anni e Nicolo Greco di 21 anni. I primi due ristretti in carcere, il terzo è domiciliari. Ad arrestarli gli agenti della questura di Lecce su disposizione del GIP del Tribunale di Lecce, Sergio Mario Tosi. I tre avrebbero sottratto l'auto ad un giovane che aveva dei debiti per droga, 500 euro per una partita di marijuana. Per recuperare i soldi della droga avrebbero messo in atto l'estorsione, ridando poi l'auto una volta ottenuto i soldi. Il tutto è avvenuto il 27 ottobre scorso, quando all'incontro tra il debitore e il creditore, nel retro di una sala giochi nella zona 167 di Lecce, insieme ad altre persone che intimarono alla vittima, che in quel momento si trovava in compagnia del nipote minorenne, di consegnare i soldi. Non ottenendo quanto richiesto, li strapparono con forza le chiavi della sua Alfa Romeo Mito, dicendo: quando mi porti i soldi ti do la macchina. A questa si aggiunsero altre minacce. La vettura rapinata fu poi data alle fiamme.